un tour informativo sulle comunità energetiche rinnovabili che toccherà cinque città abruzzesi. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo consiliare in Regione dei 5 Stelle. Primo appuntamento domani sabato 3 dicembre a Sulmona, nella sala multimediale del Palazzo della Santissima Annunziata. Esperti del settore dell'energia incontreranno i cittadini. L'obiettivo: far conoscere la possibilità di un nuovo approvvigionamento energetico. Sulmona è una scelta strategica, visto che all'interno del comune abbiamo il nostro assessore, Attilio D'Andrea, assessore all'ambiente, che ha già intrapreso all'interno dell'amministrazione un percorso sulle CER, che molto probabilmente nel 2023 diventeranno realtà. Comunità energetiche come strumento futuro che ci permetterà, sicuramente permetterà ai cittadini e alle imprese di ridurre quello che è il caro energia. E l'Abruzzo si colloca tra le quattro regioni che hanno maggiormente subito i rincari anche a causa dell'energia, ma non solo. La legge approvata nel maggio del 2022 segna l'inizio di un percorso, uno strumento valido che però, hanno rimarcato i 5 Stelle questa mattina, non può restare inutilizzato. È notizia di queste ore il raffronto tra 2021 e 2022 che vede un aumento nel mercato libero del 300% di quello che è il costo dell'energia. Nell'ultimo Consiglio regionale abbiamo lottato per fare in modo praticamente di dare un contributo, un riconoscimento che si vedrà attivo, che potrebbe essere sicuramente attivo nel 2023 per le famiglie, per 5 milioni di euro. Continuiamo su questa linea perché secondo noi in questo momento è un tema importante, importantissimo, che dopo la pandemia ha creato una vera e propria crisi per le famiglie e per le imprese. I prossimi appuntamenti: il 17 dicembre a Pescara nella sala conferenze dell'Hotel Regent, il 14, il 21 e il 28 gennaio. Il tour prevede tre tappe a Teramo, San Salvo e Avezzano.